Bairro festeggia la patronale di San Giorgio. Sì, oggi abbiamo la 3 giorni della mia prima festa patronale come sindaco di Bairro e sono molto orgoglioso di poter essere qui in piazza, ritornare in piazza dopo tanti anni a festeggiare, a riproporre una festa con i miei concittadini. Ho avuto l'opportunità di poter invitare le Fiat 500 dell'Alto Canavese con il mio amico Terrando, che mi ha portato una ventina di auto d'epoca, innanzitutto 500, dove dopo faremo il giro del paese, quello che si chiama il giro del mulino, che è il giro tradizionale che facciamo tutti gli anni durante la corsa podistica, e oggi la riproponiamo con le Fiat 500. Una festa quindi tra storia, con le 500 che hanno fatto la storia, e tra i prodotti col Diretti Campagna Amica. Sì, anche i prodotti del territorio, abbiamo proprio il vino, il nostro vino, chiamiamolo, della nostra zona di Bairro Aglie, con l'azienda agricola Massoglia. Poi abbiamo Tiziana Cordero con i prodotti, delle paste di mele, i torcetti e tutti gli altri prodotti, i salumi locali di Ivano, con tutti i prodotti di provenienza di Bairro e delle zone limitrofe del territorio, che abbiamo voluto portare a Bairro oggi per poter promuovere i nostri prodotti, e difatti anche dopo a tutti quelli delle 500 verranno omaggiati di una bottiglia di vino e di paste di meliche, per poter loro di avere il segno della tradizione da portare nelle proprie famiglie. È presente l'immancabile Proloco con il prelibato Zubaglione? Sì, questa sera avremo una cena di nuovo organizzata dalla nostra Proloco di Bairro. C'è il tutto esaurito, mi fa veramente piacere, perché organizziamo una cena, la classica cena tradizionale della festa patronale in Sala Santa Marta, e speriamo che il tempo tenga, perché siamo riusciti oggi pomeriggio a far riportare il sole a Bairro, perché per tradizione la festa di San Giorgio c'è sempre qualche nuvola, la storia insegna che siamo sempre stati un po' mai omaggiati dal sole, ma sempre dalla pioggia e da temporali. Fiat 500, Alto Canavese, quante sono le vetture in esposizione oggi? Oggi sono una ventina, non tutte dell'Alto Canavese, c'è parte che arrivano anche dal Torinese, uno da Cuneo, e gli altri sono soci del nostro club che abbiamo raccolto qua in zona per omaggiare Bairro di questo invito. C'è nostalgia per quanto concerne le auto storiche, di fatti siete presenti in diverse manifestazioni. Quando si può si mettono in bella vista, ce ne sono tante ancora in giro. I raduni sono tanti sia sul territorio canavesano che su quello piemontese, però quando si può, abbiamo organizzato da poco il raduno a San Ponso, eravamo anche lì 100 macchine. E poi Claudio mi ha telefonato e mi ha detto: devi portarmi 20 macchine il sabato 5 maggio, e non potevo dire di no, ha detto va bene, ci vediamo il 5 maggio a Bairro. Prossima manifestazione? Allora, sicura, è la seconda domenica di ottobre a Pertusio, che è il nostro raduno più longevo, perché questo è il 12° anno che lo organizziamo, sempre in collaborazione con la Proloco di Pertusio, e noi tutto sommato organizziamo tutti i raduni con il Proloco o comunque associazioni del territorio.